borsa che si muove e camminare solo su quel percorso di legalità. Benvenuti a un nuovo appuntamento di storie d'eccellenza, persone, imprese, successi. Siamo ritornati un po' in un altro studio con una sorpresa. Ricominciamo con un argomento serio, con uno scrittore. A dire la verità, non è proprio uno scrittore, lui è un vice questore di polizia. Si chiama Pietro Battipede. Ciao e benvenuto. Ciao, grazie. Allora, vice questore con la passione della scrittura. Sì. Perché? Ma io non la vedrei come un fatto eccezionale, insomma, perché nelle forze di polizia ci sono tantissimi ragazzi, persone a tutte le età che scrivono, che compongono poesie, scrivono testi musicali, quindi voglio dire, non sono un'eccezione sicuramente. Però un'eccellenza riconosciuta a livello regionale e anche in Italia, in tutta Italia, perché i tuoi libri sono letti in tutta Italia. Sì, questo fortunatamente insomma mi gratifica, perché i sacrifici che si compiono giornalmente per poter portare avanti l'attività professionale di giorno e di notte, insomma, orari, ecco, particolari. Come conciliare le cose? Non è facile, quello sicuramente non è facile, perché durante la giornata c'è l'attività professionale, che è quella che ti deve per forza impegnare e verso la quale devi dare il massimo, questo è ovvio, eccetera. E nei ritagli di tempo ti dedichi a quella che è la tua passione, senza della quale ti mancherebbe un qualcosa di molto importante. Quindi scrivi di notte? Scrivo anche di notte, ma soprattutto nei momenti in cui c'è il desiderio di scrivere, c'è quella forte passione in quel momento di avere delle idee, di poterti mettere lì e inventarti qualcosa, e soprattutto cogliere il momento importante, il momento adatto, non scrivere tanto perché si debba scrivere. Anche perché la tua scrittura, ci diamo del tu, perché certo, ormai, certo. Anche perché la tua scrittura è rivolta a un pubblico particolare, quello dei bambini, no? Io direi che parte da quello dei bambini. Parte da quello dei bambini, infatti diciamo che la mia attenzione è un po' rivolta ai bambini, maggiormente ai ragazzi, ma non disdico quando scrivo per esempio i thriller per adulti, dove ovviamente la mano dello scrittore cambia completamente. Quindi perché... giallo poliziesco per i bambini, thriller per gli adulti. Però hanno tutti una stessa componente, hanno una stessa linea guida, che è quella di voler trasmettere delle linee guida sulla legalità, cioè attraverso la mia esperienza professionale trasmettere a chi legge ovviamente qualcosa di vero, di importante, di fatti realmente accaduti, non di cose inventate, anche perché io sono convinto che il lettore, il giusto lettore, riesca facilmente a intuire una storia inventata di fantasia da una storia probabilmente ricavata da fatti di cronaca e soprattutto da fatti vissuti in prima persona in qualità di diciamo professionista di quel settore. Tu hai parlato di legalità. Che cos'è la legalità? Ecco, è una bella domanda, perché voglio dire, molti parlano di legalità portando avanti il discorso delle proprie esperienze, delle proprie questioni professionali, di quello che hanno fatto nel corso della loro attività. Io sintetizzerei il discorso di legalità semplicemente nel dire, così come dovrebbe essere, la legalità non è altro che quel principio secondo il quale ognuno di noi dovrebbe rispettare intanto se stessi e gli altri, e poi dovrebbe contenere il rispetto delle regole, delle norme, quindi per avere quella società priva di contrasti, priva di conflittualità. Quindi non vedo grandi definizioni, rimaniamo sempre nel semplice. Nel semplice. Come spiegarlo a un bambino, per esempio? Ma ci sono vari modi per spiegarlo ai bambini. I ragazzi, io sono molto presente nelle scuole, quindi posso dire che sono persone che, voglio dire, hanno una
diciamo, un'acquisizione talmente rapida dei concetti, solo che bisogna entrare nel loro cuore. La difficoltà è entrare nel loro cuore, nelle loro tematiche, capire i loro momenti particolari e parlare poi con un linguaggio che sia più vicino a loro. E allora, attraverso queste, diciamo, questi elementi, io sono convinto che i bambini, come mi capita spesso, ti seguono. Anzi, ti chiedono, queste sono le soddisfazioni maggiori, ti chiedono poi più incontri, perché vogliono con te parlare di alcune tematiche. C'è ovviamente quello un po' più timido, quello un po' più aperto, però alla fine tutti sono uniti dalla voglia di mettere fuori quello che hanno dentro. E questo è importante, perché mettendo fuori quello che hanno dentro si capiscono tante volte anche le situazioni di carattere penale che si nascondono dietro certe situazioni, che si nascondono dietro questioni che magari non verrebbero fuori se non attraverso questi espedienti, diciamo. È più semplice parlare ai bambini o ai ragazzi? Ma sono due linguaggi completamente diversi, non è facile né uno né l'altro. Io tento di parlare ai bambini e ai ragazzi, e certo ai bambini è forse un po' più complicato, perché il linguaggio per i bambini è un linguaggio che deve essere molto dosato, deve essere così, ci sono dei messaggi che vengono trasmessi sulla legalità, che non è un altro argomento molto semplice, e far comprendere queste cose qui bisogna farle comprendere in maniera molto tranquilla, con degli esempi, molti esempi, perché attraverso gli esempi i bambini riescono a diciamo a capire, a comprendere quello che tu vuoi dire. Infatti, a proposito di questo, ho scritto un testo che è il processo nella foresta. Ecco, sì, me ne accennavi prima, ecco. Carinissimo. No, è un'idea che mi è venuta perché, per trasmettere appunto i concetti di legalità ai bambini, tentavo di capire, di comprendere con me stesso prima e poi con loro ovviamente, quale fosse il linguaggio più adatto, quale fosse la scrittura più adatta. E mi è venuta l'idea di scrivere questo processo, cioè c'è una simulazione di processo penale all'interno della foresta. Il re leone decide che nella foresta oramai avvengono tanti furti, tante rapine, tanti fatti penalmente rilevanti, allora decide di collocare per la prima volta quel codice di procedura penale che assieme al diritto penale possa ripristinare la legalità nella foresta. Quindi si inventa la costituzione di un corpo di polizia, di un corpo della magistratura, cioè della magistratura, di tante altre situazioni, di quelle parti, di quei processi che poi servono effettivamente a quella simulazione di processo stesso. E in quel processo c'è il pubblico ministero che vede un tipo di animale presiedere. Tipo, per esempio? Ma ci sono vari esempi, per cui ci può essere la talpa, che può essere, ecco, in contraddizione a certi concetti, eccetera, la talpa che potrebbe essere il pubblico ministero, cioè l'accusatore. L'accusatore proprio per creare quelle situazioni concettualmente diverse dalle suali. Per esempio? Ma l'elefante potrebbe essere o un testimone, potrebbe essere tranquillamente un testimone, proprio per la sua grandezza. E la gazzella? La gazzella potrebbe essere il pubblico ministero, e cioè il difensore. Il difensore, per esempio. E quindi dipende dal racconto, secondo il racconto. È bella questa cosa, perché nel gioco tu impari, esatto, ciò che significa la legalità. E poi alla fine di questo testo ci sono anche le domande per vedere se i bambini, attraverso questo gioco e attraverso la simulazione, perché poi loro nelle scuole fanno proprio la simulazione, poi vengono rivolte delle domande. Tu sai chi è il pubblico ministero? Sapevi? Oppure adesso l'hai capito? E qual è la funzione del pubblico ministero? È chiaro che loro risponderanno in maniera molto come se tranquilla. Fosse comunque un gioco, però sì, poi... un gioco, sì, attraverso questo gioco si tenta di trasmettere quei concetti per i quali si parlava appunto di legalità. Di legalità. Che meraviglia! Io starei ancora ore e ore a parlare di questo, perché è un argomento che mi piace. Poi oggi si parla tantissimo di legalità. Forse è molto più difficile parlare con gli adulti di legalità, ma ai cittadini stessi, no? Che cosa ne pensi?
Ma diciamo che può essere vero anche questo, perché ci sono magari gli adulti che, ovviamente non Nella tutti, politica, per esempio, sì, vai, anche nella politica, cioè è un po', è molto ampia sì, come diciamo che cosa. forse nell'adulto ci può essere, non in tutti chiaramente, ci può essere quella presunzione di pensare, di sapere che cos'è la legalità e magari non solo non si conosce, ma non si attuano quelle regole, diciamo, le più elementari possibili. Forse con i bambini è più piacevole parlare di legalità perché sai che rappresentano il futuro, sai che rappresentano la società che verrà un domani e tu speri, senza presunzione, di poter apportare quel tanto che può essere necessario a dire anch'io ho partecipato affinché questa società potesse in qualche maniera migliorare, senza presunzione, ecco, perché tutto deve essere fatto con passione, come diciamo dall'inizio, deve essere fatto per trasporto e non certo con qualifiche. Infatti, quando io vado nelle scuole, quando mi presentano, vicepresidente, ho detto no, io sono Pietro Battivede, Dice che questo. quando sono all'interno della scuola tento di essere amico vostro, anzi. In Infatti, come certe ti vedono? all'inizio ovviamente mi vedono perché sei più grande di loro, ovviamente, perché ti vedono sotto questa forma, eccetera. All'inizio mi guardano, mi scrutano, mi studiano, poi alla fine invece mi chiedono di rimanere ancora con loro, a trattenerli, a parlare ancora con loro di tante cose. E questo è bello perché vuol dire che si crea quel feeling importante e che loro hanno capito che tu lì non vai per parlare in generale, ma per essere un amico che sta parlando, certo, di un argomento molto importante, Importante. qual è la legalità, ma va come amico e allora si crea questo, ripeto, questo rapporto che è splendido e che mi arricchisce. Un Perché, dare e avere. guarda, devo dirti, paradossalmente può sembrare il contrario, ma io quando vado nelle scuole, indipendentemente dal grado, eccetera, io esco pieno di soddisfazione sicuramente, Sì. ma mi danno tanti, mi trasmettono tantissimo. Io torno a casa più forte, più convinto che quello che faccio deve essere fatto e deve continuare. Che meraviglia. Fino ad arrivare, tantissimi scritti, libri, eccetera, fino ad arrivare a questo libro, un libro importante, che parla di un argomento importante. Io non ho più paura. E poi c'è violenza, intuire per reagire. Partiamo dalla copertina. Una copertina particolare questa. Questa è una crepa Sì. di un muro. Perché? Ma quando ho scritto questo saggio con altri coautori, perché li ho coinvolti in questo viaggio e hanno creduto in questo viaggio, la prima cosa era impostare una copertina che già da sola potesse rappresentare sotto certi aspetti il contenuto dello stesso saggio. Perché una crepa? Perché ho pensato che una crepa, come può accadere che si crei una crepa all'interno di un muro e che debba necessariamente essere ripianata, eliminata, è così nella violenza. La violenza purtroppo esiste, è esistita, esiste e esisterà sempre, per le motivazioni che possono essere conosciute, di varia natura, di varie impostazioni, eccetera, ma dopo la violenza bisogna risanare. Quella violenza va risanata come una crepa nel muro, va risanata Rivivere. ma eliminando tutte quelle questioni che possano lasciare, come dire, possibilmente, ancora elementi che riconducano a quell'episodio estremamente negativo. In questo libro ci sono due interviste Sì, importanti, parliamone. intanto volevo dirti che quando ho avuto l'idea di scrivere questo saggio, perché ogni tanto, al di là dei romanzi di cui parlavamo prima, sento forte l'esigenza poi di scrivere qualcosa che si discosti dai romanzi, ma che rimanga sempre nell'ambito della legalità. Ma devono essere anche in questo caso delle cose che devo sentire dentro, altrimenti non riuscirei a scrivere neanche una pagina. E ho voluto fare un qualcosa di diverso, non Perché? riportare il solito libro di femminicidio, riportando solo la Cassazione dice, la norma dice, No, tu hai voluto bisogna. portare una storia, Io ho storie vere. voluto, sì, sono partito da due interviste a due donne che hanno subito purtroppo
violenza, due violenze diverse, due violenze però molto brutte, direi molto importanti. E attraverso poi queste interviste ho chiesto ai miei amici, con i quali dicevo prima stiamo percorrendo questo viaggio, di sapere il loro parere. Quindi ho sentito il criminologo, la psicologa, l'esperto in informatica, per sapere da loro il concetto che veniva fuori appunto da un professionista nella materia, da un punto di vista della vittima e da un punto di vista del carnefice, in modo tale che il lettore, dopo le interviste e dopo la lettura di queste, diciamo, impostazioni fatte dai professionisti, avesse un quadro un po' più chiaro di quello che è il fenomeno, al di là di quello che si dice sempre. E alla fine c'è un'appendice che ricalca poi un po' il sottotitolo del intuire. Intuire, cioè violenza, intuire per reagire. Io sono convinto che al di là di quello che può essere l'apporto che giustamente devono dare tutti quanti di fronte a una situazione di violenza, la devono dare le forze di polizia, come è giusto che sia, le devono dare gli enti, le associazioni, la magistratura quando interviene, eccetera, ma io credo che una cosa importante debba essere rappresentata dal fatto del coraggio, della forza che ogni donna che purtroppo subisce una violenza debba avere nell'affrontare la stessa situazione. Quante donne ci sono che non reagiscono? Molte, io direi che molte donne non reagiscono. Le motivazioni, le motivazioni sono tante. Forse non c'è ancora una vera e propria cultura della denuncia, perché bisogna avere anche una cultura del denunciare determinate cose, non è facile, ma ci sono anche altri motivi: si ha paura delle conseguenze, si ha paura di quello che può accadere poi all'interno della propria comunità, sapendo a volte che, anche per vergogna, no? A volte anche per vergogna, a volte perché forse non ci si sente molto protetti, o perché, ma d'altro canto, voglio dire, qualsiasi motivazione alla base di una mancata denuncia non può che favorire ulteriori violenze. È chiaro che non è facile, è chiaro che le donne potrebbero... La donna è mamma, la donna è moglie, la donna è lavoratrice perché comunque lavora. Cioè, quanti ruoli ha la donna, e non solo fatica per andare avanti, ma si deve anche tutelare da sola, si deve anche proteggere da sola. Ma io sono convinto che la donna, proprio perché ha tutti questi ruoli, la donna è un soggetto molto forte, e quella sua forza, quella sua determinazione la deve mettere in campo soprattutto quando è vittima di queste situazioni, soprattutto della violenza. Proprio perché lei è la donna è capace di reagire alle situazioni più imbarazzanti della famiglia, porta avanti in molti casi il rapporto di lavoro per portare a casa ovviamente uno stipendio perché il marito non lavora, in altre situazioni si fa carico di tante questioni perché è un soggetto forte. E allora questo coraggio, questa forza, io dico, mettiamola fuori, mettetelo fuori, perché se avete il coraggio di mettere fuori questo, sarete delle persone verso le quali la violenza ha difficoltà ad avvicinarsi. Chi è Francesca? Sono due nomi che io ho messo. Francesca e Chiara, ma sono due storie diverse, due nomi che abbiamo scelto così per la circostanza, sono due storie completamente diverse, due storie molto brutte per due violenze completamente diverse, ma che uniscono la brutalità del carnefice sia nel primo caso che nel secondo, e che inducono il lettore, la lettrice, a pensare che voglio dire, ci sono casi veramente su cui riflettere, casi sui quali anche la riflessione però è insufficiente per capire tante situazioni. Perché piace tanto questo libro? Qual è il segreto? Ma io penso nella semplicità, nella voglia di trasmettere qualcosa di molto semplice, molto pratico, di molto comunicativo. Non ha voglia di trasmettere grandi concetti, grandi definizioni, ma di avvicinarsi. Probabilmente ha voglia di avvicinarsi al cuore, alla mente, all'anima di ogni donna o di ogni persona che subisce
o che sta subendo. In tanti convegni dove io sono chiamato, alla fine vengono delle donne e mi raccontano le loro storie, seppur in maniera abbastanza, voglio dire, come dire, veloce, perché ovviamente, però capisco che in quei momenti per loro è un modo di mettere fuori qualcosa che hanno dentro. Qual è la domanda più frequente? Ma la domanda, non c'è una domanda più frequente, ci sono diverse domande che vengono rivolte, ma soprattutto, paradossalmente, una domanda che è il silenzio. Il silenzio. È il silenzio. È il silenzio. Molte volte si preferisce non parlare perché si ha paura addirittura di formulare una domanda, perché dietro la domanda si possa, hanno paura che si possa concepire, comprendere che c'è dietro una violenza in atto. Sembrava, 20 minuti sembravano tantissimi, invece sono passati velocemente. Veramente, io vorrei ancora parlare di questo. Io ti invito nei prossimi giorni, vedi tu quando sei libero, perché so che sei impegnatissimo, perché tra le scuole, vari convegni, il tuo lavoro, presentazioni di libri, insomma, sei impegnatissimo. Però veramente ti invito qui a storie, perché no, anche con una testimonianza, se vuoi. Assolutamente sì, ma sarebbe molto bello. Sarebbe bello, più che sentire me, sentire una testimonianza, magari portare in studio, o a viso scoperto, o ma anche coperto, o anche coperto, invitare e non sentire me, sentire, perché io ho già detto tanto, sentiamo invece chi ha da dire e chi ha da trasmettere ancora più di quello che io abbia detto. Ultimo minuto, cosa ti senti di dire a quella donna che ti sta guardando in questo momento? Ma mi sento senza presunzione, perché non essendo donna diventa difficile anche dare dei consigli a una donna, ma semplicemente mi sento di dire sii te stessa sempre, non abbandonare quel coraggio che ti appartiene, non dimenticare mai che quando vuoi sai essere al centro di tutti quelli che ti vogliono bene e che ti daranno sempre una forza per andare avanti. Non sarai mai sola, in sostanza. Grazie Pietro per essere venuto nel mio salotto. Per avermi invitato. Grazie. E io vi do l'appuntamento alla prossima puntata, sempre qui a Storie d'Eccellenza, persone, imprese, successi.